Allora, buonasera a tutti, eravamo qua, eh? E oggi pomeriggio ci eravamo fermati, adesso andiamo a portare, ah sì, dobbiamo fare tutto quel giro dell'oca lì, ah, portare la fattoria, vabbè, ma allora vai che si va, perché mi drizza quel camion, se no. Piano, piano, piano che qua. Sì, Joe, Joe, sì, ancora, ancora. Devo finirla sta mappa. La devo finire. Magari quando ho finito quella mappa qua, magari cambiamo tipologia. Perché quella che cosa sia non si sa. Quella righina era un'altra finestra che ho allargato, perché da OBS l'ho allargata, cioè l'ho evidenziata e l'ho allargata, e praticamente è sopra alla schermata della live. Ecco perché non la vedi più.
dopo se le icone sono ancora spostate, si vede che io non posso, non lo so, cioè sarebbe da fare 12.000 prove, ma cioè, per me l'importante è che non si veda male, cioè uno dice tagliato, è storto e cose, è un po' più sblungato, perché tutti hanno i monitor 16 nonni, io ho i monitor enormi e il formato è diverso a quanto pare. La risoluzione nelle varie impostazioni l'ho lasciata come monitor 3440 o 3820 qualcosa. Aspetta, allora uno c'ha 3440x2000 rotti, quell'altro è un 3440x1440, però è un 21 noni, uno è un 21 noni, l'altro non lo so. Sono andato sia nelle impostazioni normali che in quelle avanzate del video, sia nella diretta che non. Ecco, allora, se io modifico, posso anche provarci adesso. Aspetta, che consegno questa roba qui e vediamo. Tanto ci siamo io e te e basta. Ah no, qui devo... Aspetta, Ok, sbagliamo. No. Ok, allora tu dici, mi sa che se sei online. Ah, giusto, forse c'hai ragione anche te, sì. Allora, nelle uscite, beh, io posso andare a vedere, ad esempio, aspetta, posso aprire almeno la pagina delle impostazioni. Nelle impostazioni me la fa aprire, poi uscita video, e io ho messo, infatti non me lo fa mettere, cioè non me la fa cambiare perché me la oscurisce, 3440x1440 ho messo. Oh, carissimo Sorgi, grandissimo, buonasera, tutto bene. E secondo me non me lo fa cambiare, adesso non me la fa cambiare, però devo diminuirla, tu dici, la risoluzione in uscita. Beh, mi dai del lei? No, dai, dammi del tu. Non è che sono vecchio, però, mica proprio così vecchio. Io tutto bene, è tutto il giorno che sto facendo delle missioni, o meglio, ci sto provando più che altro, non è che ci riesco molto bene, che ogni tanto c'è qualche inghippo. E tu? Che fai di bello, Sorgi? Ah, ecco, immaginavo. Infatti non ti ho visto in live tutto il giorno, sicuramente starà lavorando, anche perché il weekend un ristorante sicuramente sarà incasinato, sarai pieno di lavoro oggi, domani. Bene, mi fa piacere che sei passato per un saluto. Grazie perché sei passato. Allora, bene, mi fa piacere perché sai, se i ristoranti si riempiono vuol dire che la crisi è una cosa che non esiste. Anch'io ho amici che hanno ristoranti. Qualche volta sì, c'è qualche calo in qualche serata particolare, ma quasi più facilmente durante la settimana. Ma il weekend di solito la gente ci tiene a uscire, a dar fuori a cena. Joe, dopo io ci guardo quella storia lì, provo a ridurre, vediamo, o se no ci guardo domani, perché durante la mattina magari mi viene meglio a fare le prove.
Adesso io devo tornare a prendere quel mattone là, perché l'ho scaraventato per terra. Dov'è? Dove ce l'ho? Ah, qua. Ok. Ok, no, no. Lo catto su perché non lo voglio perdere. Lasciare in giro dei pezzi. Ah, ma sicuramente è buono. Mettevano temperature più basse, forse la prossima settimana, ma ho dei dubbi. Secondo me, se abbiamo ancora circa una settimana o poco più di sole, bel tempo. È naturale che se c'è bel tempo è giusto che tu vai dal mare finché puoi che c'è bel tempo lì da te, e se non lo sfrutti adesso il mare, sei in Sardegna. Dobbiamo recuperare il matone, così anche questa missione è fatta. No, non è fatta, è vero, mancano le longarine di legna, le due balle. Però prima andiamo a salvare quel tronco di... vabbè, quella roba lì. Il matone, devo andare a prendere il matone. No, non è qua. Ferma. Infatti devo tirare dritto di qua io. Adesso finalmente lo carico e lo posso legare. Dove vado? Devo andare di qua. C'è questa neve qua, non riesco a capire dove è il tracciato. Dai, che non ti ha mai fermato niente te, vai avanti con le ruote lì. C'è la ferrovia qua, eccolo là. Ci vediamo sto camion. Si è rovesciato in un punto assurdo. Boh, fermo così. No. Pom 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 pom. Dai, cattalo su, tiralo 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 su, e tiralo giù. Allora, ripristina giù, in balla carico, via. E vai che si consegna tre quarti di missione. Dopo devo tornare. Devo tornare nell'altra mappa a prendere il legno. Detto niente, là in fondo, là. Poi tronchi corti. E salto del cigno.
camioncino lì mi sa che è quello che ho incontrato prima. Se lo potevo recuperare intanto che ero là lontano. Questo mi sa che lo devo ancora scoprire. Aspetta che vediamo. Infatti accetta. Ti chiederai perché abbiamo quei tubi in magazzino. Beh, stavamo per installare una rete idrica della città, ma non era fatto male. Quindi usiamo i generatori per alimentare le caldaie. A tal proposito, vabbè, un'altra da aggiungere dopo la faremo. Che tanto adesso appena finita questa qua, no, adesso appena vado nell'altra mappa mi dice devi andare a scoprire i punti salienti del rompicoglioni, della metallurgia, delle terre rare. E anche questo è fatto. Bingo. Allora, adesso se tu ci guardi i tronchi, qua i tronchi non ce n'è neanche uno. Devi andare nell'altra mappa. E devi andare qui. Allora, da qui posso andare qua. Ma da qua devo andare là. Il problema è che se io dopo vado nella mappa qui ed esco di qui. Ah beh, però sono lì i tronchi, eh. Non sono mica poi lontani. E c'ho il rimorchio, dove ce l'ho il rimorchio io? Ce l'ho nella mano. Aspetta. Beh, vabbè, allora faccio così, tanto devo cambiarlo. Adesso vediamo. Ah, dov'è? Ok. Se adesso faccio. Ma io devo mettere i tronchi corti per la porca puttana. Questi mi sa che per i tronchi corti, ma è uno solo, a me ne servono tre. E io come ce lo porto? Questo è per i tronchi. Tutti lunghi. Ah, qui sono i medi. No. Lunghi, medi. Figa, se lo sbaglio, figa, ce l'ho nelle palle, ce l'ho. Ce l'ho in mezzo alle palle, ce l'ho quel cassone qua. Perché non si carico niente. Perché se ne fa due qui. Parliamoci chiaro. Ci proviamo. Ok, però è quello per i medi, questo qua.
Allora, adesso devo fare. Aspetta, fai così. Ah, oddio, non ci credo ancora, ancora. No, ma io sono sfigato con i carrelli. È già il secondo, guardalo. Guardalo, che non viene più fuori. Ma non ci credo. No, ma non ci credo. Ma com'è possibile? Cioè, io l'ho parcheggiato lì perché ho detto così evito di rivenderlo. E quanta roba vuoi portare? Devo portare stacca rimorchio. Cancella rimorchio. Sì, accetto. Falli in culo, te il rimorchio, toh. Andiamo a comprare un rimorchio nuovo. Devo portare tre tronchi corti. Ah, qua, dove cazzo vado? Qua. E allora volevo fare un giro unico. Usa un solo rimorchio che me li tenga tutti e tre. Per me questo ne tiene tre medi, tre long short, che due balle. Rimorchio per tronchi uno, però non ti dice quale. Ho capito, ma se sbaglio rimorchio, se sbaglio rimorchio ce l'ho nel chicchino, ce l'ho. Il concetto è quello, molto semplice. Monta la gruppa di tronchi. No, 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 non ci penso proprio, piuttosto rifaccio il giro, visto che non è molto lontano. Questo cos'è? Legato lì, e questo qua per lì. Sto cercando il rimorchio col disegno, lo so quello che dici te. Eccolo qua, questo è per i medi. Medi, ancora medi. Short, eccolo qua, short, e ne ha due. Questo ne ha due. Questo sono sicuro che ne ha due. Questo sì, adesso volevo vedere. Vabbè, adesso non me li fa vedere perché. Ok. Come rimorchio per carburante, endogloria. Vabbè. Allora, se lui me ne tiene due, va bene. Se questo qua me ne tiene due, sono quattro. Fa poco male. Ne vuole tre. Proviamo a vedere. Tanto devo andare di là. Spero che li carichi tutti e tre, perché un altro viaggio alla cieca mi sa un po' brega, tutto lì. Allora, non è molto lontano, devo ammettere, però. Però mi sa proprio brega, perché devo andare fin dall'altra parte dopo. Adesso vediamo.
Ok, adesso siamo qui. Andiamo fin di là. Si va un attimo di là. Ciao caro, buonanotte, a domani. Ciao caro. Ma davvero sono arrivato qua? Ma se ero qui ero. Allora, passaggio per Cosmodromo. Ah, da qui devo per forza andare di là. Adesso devo tornare di qui però io. No.
Scusa un attimo. Sono mica qua. Passaggio per fiume. Ah, però c'è la cazzo di mezza. Ah. No, no, c'è qualcosa che non mi torna. E dove cazzo ero prima io? Cioè, adesso sono finito qua. Cioè, devo andare là, devo andare. Grazie a cazzo, allora devo prendere qua il rimorchio. Che cacchio, non facevo tutto sto giro dell'oca. Cioè no, allora facciamo una cosa. No, no, no. Fammi qua. Ok. Senza offesa, però... Cioè, qui siamo al fiume. E andrebbe bene. Però perché io sono arrivato fin qua? Allora questo lo andavo a prendere di là. Dai, non per le balle, dai, dai. Allora, se uso quel carrello qui, adesso uso un camion più corto. A sto punto faccio così. Non ritorno dove ero. Ma rivendo il coso, il cambio lo sposto di là. Cazzo, ma dove sono qua? Non ho capito. Viaggio a Cosmodromo. Allora, adesso io sono qua. Vabbè. Tanto, tanto, mi devo andare in fondo. Perché io... Allora, se fa... dove sei? Se lo guardo... Vabbè. Passaggio fiume. C'ha ragione lui. Cioè non è. C'è poco da correre. Chi ha detto che io dovevo andare là? Però tanto vale che. Non cambia niente in effetti. Dopo devo attraversare ancora per tornare qui. Faccio così, ritorniamo indietro, rivendo tutto. Così cambiamo camion, ne prendiamo uno che porti tronchi piccoli e che sia più corto questo qua. O meglio, non che sia più corto, che sia un po' più sprint. Questo qua va bene quando devi portare i tronchi lunghi, che devi andare piano. Ma i tronchi corti...
No, sono io che mi sono incasinato, ero convinto. Adesso andando in magazzino. Sì, non ha senso che sto qui con il camion qui, faccio tutto il giro fino là in fondo. Tanto vale che adesso il rimorchio lo rivendiamo e lo andiamo a comprare di là. Mantieni, mantieni. Ok, mappa globale. Se tanto mi dà tanto devo arrivare qui. O meglio, devo andare qua. Perché i tronchi sono soltanto laggiù. Tanto vale. Per i tronchi piccoli abbiamo visto qua. Il problema è che adesso prendiamo un camion che porta i tronchi piccoli ma un bancale solo. Allora, questo qua non mi ricordo se lo tiene. Fa vedere. Medi. Troppo corti. No, aia. Oh, aia. No, che ci è più... Medi no, corti. Short, ecco qua.
Cioè, quel passaggio qui solamente a vuoto lo puoi fare, ma senza rimorchio. Se si ribalta il rimorchio, che cosa che mi è già successo a me, a parte che mi si è rovesciato tutto il camion perché avevo sbagliato l'angolazione. Adesso non per essere noiosi, quando sono ben arrivato qui che cazzo faccio qua? Niente, entro ed esco. Ho sbagliato passaggio. Non è qua che devo andare. Per l'amor di Dio, ci posso andare, eh? Dopo devo andare su di qui. Qui. Ah no. Guarda che sono già girato di qui, faccio così e poi vado giù di là. Facciamo un pezzo di strada nuova, dai, vediamo dove andiamo. Aspetta che qua devo arrivare. Dai, mouse di merda però, eh. Ti ci metti anche te a cagare il cazzo oggi. Qui, qui. No, sbagliato, vedi. Qui. Cazzo, usiamo questo camion qua perché sicuramente va più. Va più veloce, un paio di balle va. Cioè fa meno fatica.
si mette una vita, non so perché, sarà per questo cacchio di rimorchio. Tanto vale andare piano. Spero che non si pianti qui, se no... Ho visto una troupe di giapponesi ingegneri che c'è morta qua, attraversare quel pezzo qua di... Ma c'è morta veramente, perché... Ci ha messo anni e anni e anni luce. È quel rumorchio qua che mi frega. Va talmente piano che fa fatica a stare acceso il motore, infatti.
Mi è accelerato un po'. Falla anche larga la curva, sennò va a finire qui in cespichi. Ma non devo andare lì, ma che cazzo fa con Baglio? Sono già arrivato. Allora. Dov'è che devo andare io? Che sono? È 3 del mattino. La velocità. Thank you.
Allora, io devo andare giù di qui. No, aspetta, io dove devo andare? Non al mappa globale, dove devo andare io? Cosmodromo. Eh sì, perché la fattoria è là. Fammi vedere. Ah sì, Cosmodromo, perché io devo andare là, al ripristino della fattoria, ok. Dunque non devo andare qua. Sì, ci sarebbe quel pezzo qua, ma qui mi ribalto, col camion mi ribalto sicuro. C'è il classico rimorchio, io faccio il giro di qui, allora piuttosto, poi dopo taglio giù di qui, allora sì, allora taglio giù di qua, sì. Niente di tutto ciò.
No! Che si è ribaltato, vaffanculo, me ne hanno imballati due, basta. Non aspettavo che si piegasse così. Per quello non volevo un cassone dietro. Cosa ci fai? Ero già piegato così. Dove vado con i legni? Vabbè, ne porto due su tre. Però è una rottura di palle perché adesso devo rifare tutto il giorno un'altra volta. Aspettate che devo guardare una cosa. Riguardo la chat, ma io volevo vedere dell'altro. No, fotogrammi persi zero. Ok. Continuiamo. E adesso devo fare un giro a vuoto. Con un camion da solo, da prendere i tronchi. Perderò anche questo qua di carico.
Pensa, se non si rovesciava là non avrei perso niente. Ci vuole i coglioni però. Ho paura che questa cosa adesso la perda anche qua. Sicuro come l'oro. Lo sapevo. Ragazzi, non riesco a fare una live intera senza far dei danni. Guarda, lo sapevo che non devo passare di qua. Vabbè, buonanotte al secchio. No, non ce la fai mica, adesso qui è un casino perché si ribalta, perdi tutto, il carico, mica il carico, fa un culo. No, niente, vabbè. Vabbè, stacca il rimorchio e vai a fare in culo. Rimuovi il carico. Non era questo qua che lo rimuovo. Vabbè. Recupera camion. Sì. Stacca rimorchio. Così lo perdiamo direttamente. Vaffanculo. No, quando succede, quando non, le cose non vanno, non c'è verso. Io devo passare qui in mezzo. Non devo passarli in mezzo, devo venire giù di qua. Cioè, fa presto il Joe a parlare di rimorchio, cacchi, semazzi, strizzi e lazzi. Rimoni carico. Muovi selezionati e fammelo selezionare però. Allora. Allora, stai fermo. Allora. Recupera, via. Una strada sola c'ho per andare là. Non c'è verso, se no. Non c'è verso. Perché non c'è verso. Ogni strada è un casino. No, non c'è una strada decente, non c'è.
Cioè, poi questa qua, peggio che andare di notte, con un rimorchio. Figa, si ribalta che è un piacere. Allora, che strada posso fare? Non c'ho strade. Ragazzi, qui è un casino, eh. Devi fare tre viaggi. Se vuoi portarla a casa, devi fare tre viaggi. Non c'è verso. Qui ti ribalti. Qui ti ribalti. Fa il giro di qua. Là mi sono ribaltato là in mezzo, perché si è rigirato. Perché mi ha fatto fare qua. Mi si è ribaltato. Dunque devo capire come fare e che strada fare. Non c'è verso. Figa, devo arrivare fin qui, devo arrivare. Quindi essere 2.000 cancheri. Cioè io vengo fuori di qui. Vengo fuori di qui. Sì, posso andare all'acciaieria. Poi dall'acciaieria tirare giù e venire su di qui. Ma come sarà la strada? Cioè con rimorchio è un casino. Perché dopo c'è quella strada qui, che è un triplo casino arrivare fin qui. Proprio tu arrivi fino qui, poi c'è quel pezzo qua che è tutta messa male. E col rimorchio ti ribalti, secco come un chiodo. Non puoi andare di qui perché non c'è la strada. Ce n'è una qui dietro, ma fa letteralmente cagare guardarla così. Perché non posso neanche andare da Aegis e poi far di là, perché non me lo fa. Non me lo fa, vedi? Non mi fa né uno né l'altro. Questa è proprio la... O le fai una alla volta. E allora, facendola una alla volta, ci salti fuori, forse. Però quel camion lì ne porta uno solo. Devi rifarla tutta, devi rifarla. Adesso sono tornato in officina, devo uscire ancora per andare a attraversare tutto il ponte. Non c'è verso, non c'è verso. Ma quello dopo un po' mi fiacca quel gioco qua, perché è impossibile avere una missione decente. Cioè questa strada qui è tutta una curva, c'è il rischio che se c'è un po' di pendenza qui il rimorchio si ribalta, non c'è verso. Cioè devo arrivare fin qua, poi dopo devo andare su qui che è un casino, perché qui la strada non è bella e con quel rimorchio là non va bene. Per quello io volevo il camion da solo che mi portasse i tronchi, due. Faccio due viaggi ma almeno non mi ribalto, perché se mi ribalto col camion è un discorso, se non mi ribalto è meglio, ma se c'ho il rimorchio dietro... Questo ne porta uno solo. Cioè, metti ci pure i tronchi, ma questo qua non mi serve. Short. Due. Medium. Short. Se portasse... Questo non ce l'ha.
Allora dopo. No. Lasciamoci questo, ok. E quello là, allora, perché... medium short. Proviamolo. C'è qualcosa che non mi torna, non mi ha messo la... non mi ha mica messo la doppia cabina sto coglione. Perché non me l'hai messa la doppia cabina? No, non hai capito. Perché non mi hai messo la doppia cabina? Ah, non lo posso mettere se ci metto quella, ho capito. Ah, vabbè, porca. Adesso vediamo come si ricomportava questo qua nella neve, non mi ricordo. È ingombrante che è vero. Bene, già finì. Ma questo non si sa com'è. Questi per i corti, medi, corti, ma ho corto uno solo. Short log bank. Due li porterà questo qua. Questo è il fratello maggiore di quello là, adesso vediamo come se la cava. Sembra che se la cavi meglio.
Prendiamo su un pezzo di ghiaccio che fa sempre comodo. No, voglio vedere se magari funziona meglio. Prima bisogna vedere se ne porta due di corti. Faccio presto, ho ritorno di qua. Vedrai che fa presto. Qua non lo volevo usare perché è un po' troppo semplice completare le missioni, ma a sto punto oh, poi magari canno anche con questo, eh. Allora, ho ritorno di qui e poi, poi dopo scendo di qui, vado di qui e poi rifaccio tutto il giro di qui.
Tanto devo andare qua. Perché c'è anche quel posto qua che io non ho capito com'è passato lui. Sarà passato di qui. Poi è andato giù di qui, ha attraversato qui e poi è andato su di qui. Possiamo anche far così, possiamo fare. Però se vado di qui... Ah beh. Beh sì, posso andare di lì, voglio andare di là. Sono stato un mezzo cretino, lo potevo fare anche prima, ma è quel punto là che mi fregava. Volevo fare il giro dall'altra parte.
Entro lì e riesco via. Perché non ci ho pensato prima? Già l'una, è un'ora e 40 che sono in live. Adesso consegniamo quei due qua, anzi li portiamo di là e lo lasciamo di là, poi prendiamo un altro piccolo, che tanto ne deve portare uno solo, e rifacciamo quel giro qua. Vedrà che è l'unica cosa di pecca che c'è quel camion qua, che va troppo veloce. Ti metti il motore meno potente e non va su neanche a morire. Qui che ho digno, infatti tutto il carrello non ci potevo, cioè ci potevo venire, ma vedi che è un attimo che mi si ribalta. Ah sì, lì è vero che c'è, dopo c'è il ponte che cambia. Ponte che cambia la vita del mondo, un ponte distrutto di solo passaggio. Eccoci qua.
Adesso mi sa, ragazzi, che stacco. E che tutto il giorno che sono in live. Esattamente. E sono quasi 2 ore che siamo in live. Poi ne ho fatti 1 ora e mezza rotti oggi pomeriggio. Poi l'ho fatto stamattina. Adesso spostiamo il camion più avanti in un punto meno complicato. Poi dopo ci salutiamo. Poi dopo vediamo domani. Se mi alzo tardi, che è molto facile, vado avanti. Se no, faremo un giro con il nostro camion della L'Umbrella Corporation. Andiamo a consegnare qualche vaccino cattivo. Qualche. Pam pa pa pam pam pa 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 pam pa pa pam pa 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 pam. Anche qua dobbiamo andare alla fattoria. Adesso questo qua lo spostiamo più avanti. Praticamente questo qua va direttamente al corso, eh? Va bene, ragazzi, io penso che qui lo possiamo, il camion lo fermiamo qua. C'è qualcosa che non torna qui? Sì, le luci che sono attaccate nel nulla. Controlliamo, ma c'ho le luci di... attaccate nel nulla, vabbè. Vabbè, vabbè. Quell'altro camion mi sa che è da un'altra parte, o sbaglio? Non c'era mica un camion qua? Abbandonato a se stesso. A quanto pare sembra di no. Eppure... vabbè, se il ponte vecchio è ancora da mettere a posto, questo è un camion da recuperare, che non si sa che cazzo di camion sia. Guarda stelle che sarà qui. Guarda fili sfortunato, che sarà un altro camion perso nel nulla. Vabbè, lasciamo stare tutto così com'è. Io vi auguro una buona notte. Ci vediamo